Mettiamo che dovete andare a mangiare fuori e avete stanziato le calorie sufficienti per un hamburger o un panino. Sicuri che sia tutto a posto, ordinate. Ed ecco che vi viene offerta l'opportunità di scegliere un contorno. Che si fa? Se non fate attenzione, c'è il rischio che quel pranzo vi costi il doppio di quanto avevate preventivato. Vediamo il costo calorico di alcuni dei contorni più comuni. Le patatine fritte sono molto comuni quando si mangia fuori e una porzione normale vi costerà intorno alle 400 calorie, circa 100 in più di un panino con tacchino e senape. Una cipolla intera apporta solo 60 calorie, ma un solo anello di cipolla fritto, ma chi si limita a uno soltanto, ne contiene circa 80. Volete raddoppiare le calorie? Basta intingere gli anelli di cipolla in una salsa non proprio light. Non prendetevi in giro da soli convincendovi che quelle cipolle contano come verdura. Stesso discorso per l'insalata di cavolo. D'accordo, il cavolo è una verdura, ma quando è immerso nella maionese diventa davvero difficile classificarlo come salutare. Una misera mezza porzione di qualsiasi contorno ricco di maionese, come un'insalata di patate o di cavolo, vi costerà qualche centinaio di calorie, una somma che probabilmente non potete permettervi. Vi piace accompagnare il vostro piatto di pasta con del pane spalmato di burro e aglio? Per una sola fetta dovete tirare fuori dal portafoglio circa 200 calorie. Una piccola patata al forno, più o meno della grandezza di un mouse per computer, contiene soltanto 150 calorie circa. Non male, a patto che vi sappiate regolare con i condimenti. In gran parte dei ristoranti, però, le patate sono molto più grandi e spesso ricche di condimenti pesanti come burro, panna acida, bacon e formaggio. In pratica, dovreste ricorrere a un prestito, perché il costo di questo contorno è di ben 600 calorie. Insomma, meglio accantonare questo genere di contorni. Optate piuttosto per le verdure, che in genere sono un'ottima scelta, sempre a patto che non siano immerse nel burro o in salse grasse e cremose. Con la frutta fresca, invece, non potete sbagliare. Un'altra idea può essere una zuppa leggera di verdure o un'insalata con condimento light, che sazia senza appesantire. Sono queste le opzioni che potete permettervi con il vostro budget di 100 calorie.